E allora Marco, benvenuto in redazione di Per Sempre Napoli per questa rassegna stampa a due voci. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato. Vediamo che cosa Veramente ti sei dico. invitato da solo, tutto quello Sì, io tendo a imbucarmi un po' in generale, matrimoni, redazioni. Vediamo le prime pagine. Questa è la prima pagina regionale del Corriere dello Sport. Carlo, oggi cosa ti inventi? Che si inventa oggi Ancelotti, secondo te? Diciamo che mentre l'anno scorso sapevamo la formazione, diciamo ormai a memoria, adesso ogni volta per me è un po' un terno al lotto, quindi penso che a Napoli ognuno abbia detto la sua sulla formazione Napoli-Parma. E Lo fallo pure tu, faccio pure io, allora dico Ospina in porta, penso che esordirà Marquit, non credo sia così bello da farlo siamo esordire Malquit o Malquit, stai Marquit, mettendo è francese. francese. Poi dovrebbe riposare uno tra Albiol e Koulibaly, diciamo ne abbiamo anche parlato prima, probabilmente riposerà Albiol, quindi coppia centrale Maksimovic-Koulibaly, sicuramente dovrebbe tornare Mario Rui, a centrocampo mi aspetto sicuramente Haaland, mi aspetto Fabian Ruiz, Zielinski, forse potrebbe esserci un turno di riposo per Caglione, quindi mi immagino Verdi questa volta schierato sulla destra. Mi immagino sicuramente Milik in campo e tra Insigne e Mertens dico questa volta gioca dall'inizio Mertens. Io la mia l'ho detto in tutte le salse, abbastanza simile alla tua, ma c'è una sola differenza, dico che secondo me gioca Diawara, perché dopo non aver giocato a Belgrado, dopo non aver giocato, andare addirittura in tribuna a Belgrado, non ha giocato neanche un minuto a Torino, secondo me potrebbe farlo giocare, perché altrimenti la storia comincia a diventare antipatica. E comunque devi aggiornare, se non la vedi secondo me. E quindi ti stavo dicendo, quindi io dico che gioca Ospina, ma qui sono d'accordo, credo sicuramente Maksimovic e l'altro sarà Koulibaly, perché altrimenti Albiol dovrà fare quattro partite consecutive dopo aver giocato a Torino, poi ci sta il Liverpool, quindi deve giocare tutto. A sinistra Mario Rui ha già riposato, quindi non ci sono problemi. Invece, togli la voce se no ci disturba, Sì. e ti dico anche, ingrandisci se non vedi se gli amici ci vanno domani, ti devo imparare il tiro corto. A centrocampo io dico Fabian Ruiz a destra, Haaland e Diawara centrali e Zielinski a sinistra, in attacco Milik sicuramente, poi tutti parlano di una staffetta Insigne-Mertens, io dico che comincia Mertens. E poi, anche perché poi giocheranno tutti e due a Torino, secondo me, perché dentro la difesa della Juve hai bisogno di due giocatori rapidi, soprattutto all'inizio, e quindi poi giocherà Milik e Mertens, secondo me. Vabbè, abbiamo fatto la nostra cosa quotidiana, andiamo avanti. Questa è la prima pagina nazionale, l'Inter salta, ti è piaciuta ieri l'Inter? No, sinceramente no, e sinceramente non mi è piaciuto il calcio di rigore che è stato dato. Allora, io ho una mia teoria sui falli di mano. Secondo me, a meno che non è un chiaro tentativo di parata, è folle pretendere, non lo so, un'amputazione dell'arto superiore. Abbiamo visto Victor Hugo, questo l'autore già noto dei Miserabili. Ha fatto falle mani miserabile proprio. Sì, ma voglio dire, in quella situazione comunque come si doveva Un schierare? fallo di polpastrello sulle Fallo col falle. passero, per me è assurdo, perché sinceramente mi è sembrata molto una compensazione per le lamentele che l'Inter ha, diciamo, esternato dopo Allora, tu l'Inter-Parma. conosci Luca Marelli? Sì, Luca certo. Marelli è ex arbitro, che c'ha un blog seguitissimo in cui parla. E lui ha avuto una tesi secondo me interessante. Ha detto l'arbitro non l'aveva visto, non l'aveva visto neanche il VAR. Dopo le proteste di Icardi immediate, al VAR è venuto il dubbio, ha detto che è successo, perché stanno protestando, quindi io invito i giocatori del Napoli a protestare, perché ad esempio a Genova c'era un fallo di mano sfuggito a tutti di Molto più Tonelli. evidente, molto più voglio dire, cioè là su un tiro diretto in porta, non Se i intervento. giocatori della... ci sta che l'arbitro non vede, ci sta anche che in un'azione veloce, guardando la partita in televisione, nessuno di noi se n'era accorto, quindi probabilmente anche il VAR non se n'era accorto. Se i giocatori del Napoli avessero protestato, può darsi, non si sa mai, che il VAR sarebbe andato a controllare. Voi protestate sempre, perché mi sembra una Sì, cosa basta buonismo, in un po' più di maniera civile, razzismo, non fate come siamo. quelli della Juve, che No, sembrano vabbè, quelle gli c'hanno veramente sciacalli la del DNA. Serengeti che vanno su una cosa umana, uno che alza la mano,
senza bestemmiare. Cioè, allora, io vedo meglio i commenti intanto sul cellulare rispetto a lì, sono ubriacato. Nino di Nanni, non pensate che se non dovessimo giocare con un centrale come Amsic di Avarà e contro una squadra che farà catenaccio possa essere problematico nel far girare la palla velocemente con geometria? Ricordiamoci Belgrado, Giorginio in queste partite era non utile ma indispensabile. E lo so, caro Nino di Nanni, ma Giorginio ormai sta a lungo. Quindi i soldi stanno in banca, e non penso proprio che il Parma faccia questo catenaccio, anche perché il Parma, voglio dire, non dico che sia pagato, però sta avendo una classifica migliore rispetto alle previsioni. Sono ottimista su una partita, voglio dire, non troppo dura, perché queste squadre magari in impegno infrasettimanale possono andare in difficoltà, non essendo attrezzatissimo per, diciamo, giocare così tante partite in poco tempo. Una cosa di cui ci siamo sempre lamentati per quanto concerne gli avversari della Juve, insomma, le partite settimane. Peraltro, se a parte l'appagamento, che secondo me è chiaro, se il Napoli mette in campo le seconde linee, e il Parma fa altrettanto, c'è una differenza, sempre l'11 titolare del Napoli è decisamente più forte di quello del Parma. Sta proprio un abisso tra le riserve del Napoli e la società, perché Napoli e tutte le squadre che giocano anche in Europa ha l'obbligo di avere anche delle alternative adeguate. Parma una volta che c'ha 11-12 giocatori. Certo, poi ne parleremo, perché noi andiamo avanti con la rassegna stampa. Salutiamo Gennaro Cibo. Milik, la prova del 99, la formazione che ha fatto la cartella del Corriere dello Sport, l'hai letta prima, te la ricordo? O la dobbiamo andare più in altro? Sì, no, me la ricordo, è praticamente dalla informazione Milik e Insigne in avanti. Io non sono così sicuro della presenza di Insigne, proprio perché è stato intervistato qualche giorno fa anche Ciaschini, lo storico collaboratore di Ancelotti, che diceva che Ancelotti ha un programma di lavoro per cui dopo la terza, quarta partita tende a far ritirare i propri giocatori. Insigne ha giocato con la Fiorentina, ha giocato sempre. Allora, Insigne e Koulibaly sono gli unici che sono sempre partiti titolari nelle prime 6 partite della stagione. Quindi, dando per scontata la presenza di Insigne sia a Torino sia con il Liverpool, io penso che stasera, considerando la sosta della nazionale, diciamo sono tre partite che gioca sempre. Non credo che si arrivi alla prossima sosta con nessuno del Barcellona. No, poi le prossime due partite le devi giocare per forza. Sono impegni, voglio dire, la lui dipende gran parte del titolo. Per questo io sono d'accordo che non giocherà Isai, ma giocherà Matuidi. Forse Koulibaly non ha un sostituto possa. Poi dipende anche dalle scelte del Parma, insomma, se fanno queste partite alla Reggio Emilia, che ieri da Versa, diciamo, posto un piccolo di interrogativo. Sì, però non può fare 4 partite consecutive al Bio. Abbiamo già poi ci dirà i giocatori del Parma di medio scalo, che hanno 50 anni, vari Marcosio, Medici. Perché non quelli di Sacchi? La strategia di Ancelotti, spazio a tutti, nessuno è intoccabile. Sì, comunque l'amico prima parlava di Diawara, secondo me Diawara giocherà, te l'ho detto, perché io penso invece no, questa convinzione, perché mi aspetto un centrocampo con Aula e mi aspetto Fabian Ruiz in campo. A me Fabian Ruiz è piaciuto moltissimo, avete insieme la partita, un'amichevole estiva, era quella contro il Cappi, credo, sì, giocò molto bene. Era a Trento. No, tu eri a Trento l'ultima partita contro il Chievo. No, l'ho visto sia col Carpi. Ah, ok. Mi sembrava da vicino. No, Fabio Ruiz, mi è piaciuto tantissimo, ma non c'era, che stava provando a utilizzare lo stesso schema. Lui gioca molto bene sulla destra, secondo me. Si accentra e tira a sinistra. Centro-sinistra. Diciamo a Belgrado, un po' il regista, lui in cui disse Ancelotti inizialmente che non lo vedi da tanto. Non è bellissimo che se tu... Io credo che Amsic riposerà, perché dopo aver giocato 90 minuti a Torino più o meno dovrà giocarne almeno 60-70 anche nelle prossime due partite. Ma ecco, mio di anni parlando sempre di Diawara, ma se neanche una partita di stasera Diawara non dovesse giocare, cosa significa? Ancelotti non deve forse nel giocatore per questo ruolo nella staffetta con Amsic o cosa? Non direi
un certo livello di soggiorno. Lui per esempio abbiamo visto la tribuna di Verdi quasi come una bocciatura dopo la sua costituzione a 45, perché Verdi poi ha giocato all'inizio, ha giocato molto bene. Io credo che Pievara giocherà. Questa... Io penso di non sarei così sicuro, però dico a prescindere. Ancelotti su Pievara non credo che l'abbia bocciato. Io ci ho dato molto, 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 molto spazio. Quindi vediamo, le partite sono tante. Ecco, ripeto, questo è un allenatore che ci stupisce ad ogni formazione. Non mi stupirebbe addirittura vedere Pievara ancora oggi escluso e magari in campo contro la Juve. Andiamo avanti, Milan i tuoi debiti lo stanno a zero, il fondo Elliott ha pagato i due bond che erano stati invasi dal cinese, lì che è stato avvistato dalle parti di Zandino. In basso ipotesi Gravina, candidato unitario, in effetti con il calcio italiano che è grave, Gravina sarebbe un passo in avanti. E stiamo da un anno sotto commissariamento quando è stato eliminato dalla Spezia. Novembre, stiamo sotto commissariamento veramente dal 29 gennaio quando non sono stato in grado di fare il nuovo presidente. Devo anche dire che col commissario le cose sono peggiorate. Perché toccato il fondo hanno cominciato tutti quanti a scavare pure. Allora, non è che sono un fan di Parecchio, però Parecchio è quello che ha portato il VAR. Ha spinto per avere un nuovo 4 italiani in Champions. Gli europei del 2020 veneranti, anche Roma dalla sua parte. Voglio dire, cioè, è un sistema proprio che si, diciamo, si basa su facce già note. Quindi quello andrebbe azzerato tutto dall'A alla Z. Già se cominciassimo a cancellare tutti i dirigenti che cominciano con la lettera, non a casa. Caso VAR, Rizzoli dai numeri, allora che cosa ha detto Rizzoli? Che il VAR è stato utilizzato quest'anno come l'anno scorso, ha portato come parametro le ultime 5 giornate dell'anno scorso, quando il VAR non veniva utilizzato tranne che nei casi più eclatanti, tipo l'espulsione di Vesino contro la Juventus per un fallo retrogradato sul Maxia, come si chiama, Mandzukic, che teneva un taglio da un paio di mesi e l'ha fatto vedere orgogliosamente. Diciamo la verità. Questo fine settimana il VAR è stato utilizzato anche in ieri sera, quindi sarebbe un risultato. Ah, ci chiede l'amico Giovanni Compostella, Cavani è arrivato, ma Napoli pare che non sia ancora giocato. Ragazzi, Cavani, e ve lo ripeto per l'ultima volta, Cavani a Napoli nessuno ha detto di arrivare, o perlomeno non l'ho detto io, ho detto che Napoli aveva chiuso la trattativa per prendere Cavani, tutto a posto, e scrissi anche che il problema era la cessione di Mertens, dopodiché non è arrivata la cessione di Mertens. Io ho detto che sarebbe arrivata, non è arrivata, basta. Vabbè, forse se mi riferiva al prossimo giorno di Champions. Ma sarebbe divertente chiedergli, no, semmai glielo chiediamo a Cavani se lui è stato vicino a Napoli. Dice, ho parlato col figlio di Aurelio. quello ha fatto, insomma. Non è che le cose sono andate molto lontano da questa storia. Comunque, Sprinter. Vabbè, la Gazzetta chiamano per una vittoria dell'Inter da ampio spazio. Allora, direi, ho visto la partita ieri, l'Inter non mi è piaciuta neanche un po', non che la Fiorentina abbia fatto sfracelli, però il pareggio sarebbe stato diventato più giusto. Però l'Inter è una squadra che per la zona centro sarebbe l'Inter pensato, subisce poco, non più divisa rispetto all'anno scorso. Ha dei giocatori che ancora non ha inserito, come Versali, che lo fare una finezza, lo stesso Keita. Nainggolan non sta facendo, diciamo, cose eccezionali, però è meglio averlo. L'anno scorso lo stesso ruolo di Inter schierava con Cavaletto, sembra un passo in avanti notevole, non la vedo assolutamente come l'antico. L'Inter aveva bisogno di uno come Modric, perso Modric, non ha preso il regista, ha dei limiti di manovra, mi sembra meno apprezzata con questo anno del Napoli per un secondo. Io credo che il problema è l'Inter sia grandissimo allenatore, grandissimo allenatore, però secondo me l'allenatore da un anno e mezzo a questa parte, dagli ultimi suoi 6 mesi a Roma, ha un po' perso la testa, e anche l'esultanza, poi è una barzelletta che era andata a esultare con la telecamera, ce l'aveva col quarto uovo, chiaramente dopo 2 gol annullati gli avrà detto a voce quello che normalmente si fa con l'indice. Spalletti negli ultimi anni ha il terrore di apparire banale, ma lo diventa volendo fare protagonista ad ogni conferenza stampa, ad ogni post
partita. Chi è un altro che ha il terrore di apparire banale nei medici di tutti? È un produttore di origini coreano-musiane. Spielberg? No, il regista Spielberg. No, è proprio produttore di Spielberg. No. Vabbè, com'è? Siate banali. Siate banali. Perché altrimenti diventate banali, cioè di chi la mia... Inter-Fiorentina, avete vinto, cioè Inter ha vinto contro la Fiorentina, magari stiamo a fare. La Fiorentina, che a Napoli non fece un giro in porto contro l'Inter, nel secondo tempo secondo me ha dominato. No, non ha create occasioni da rete? No, perché poi. Grandissima prova di chi, questa è una prova di voi. Non credo. Fiorentina c'ha tanti giocatori che mi piacciono molto. Chiesa, Piazza che della Juve purtroppo. Ieri Chiesa, secondo me, il Napoli già oggi non solo no, già un anno fa secondo me si doveva andare a cercare di affezionarlo quando il papà Henry stava poi in macchina, no, con la mamma, se sia stato. E comunque il mi pare che il fratellino sia più forte ancora, detto il papà. Il tuo padre non era male, il padre era padre eccezionale. Ha fatto una carriera straordinaria. Speriamo nel fatto che ha giocato con Dacqua, non c'ero, hai visto come è telefonato, quindi tanto si è parlato di questa, però sì, quelli che hanno giocato con Carlo Ancelotti, possiamo prenderci i figli di Ronaldo, di Cristiano Ronaldo. No, quindi è già stata nella Juve. Sì, vabbè. Nella Juve in no, lo sappiamo perché fanno ogni volta le cronache della partita anche del. Ah, salutiamo, ci stanno guardando in diretta, cioè Carlo De Angelis. Il coso di un video però stai guardando di lì e poi il team c'è Alberto Maria di Capo sempre con sottolineo di lui no amici. Andiamo avanti del Napoli non ho pareti nel senso di là che hanno questo cognome ci ma potresti fare pasta scotta invece che brutta pasta a più grasso sto cognome ci convivo da 43 anni non ho mai capito le origini tu pensa che poi quando provo a vedere le origini fanno delle cose a pagamento tipo la radio. Poi vado a vedere sul centro allora, mio cognome esposo per farlo Ferrara per esposo Ferrara ma non hai idea quando secondo te quando io mi presento liberato qual è tutta la giusta anche prima di prigioniero fanno tutti quanti ritengo di fare una battuta sono 57 anni e qualche mese che la sento però credo che mio nonno prima di me la sentisse da una vita. A tutto insieme Lorenzo Allazzola così il Napoli per Carlo può insediare la Juve di fatti pare che abbiano messo una scritta all'interno del San Paolo in otto insieme amici vi dico ragazzi è che Lorenzo Allazzola proprio Zola è stato forse l'unico giocatore forte che non si è trovato bene con Ancelotti perché all'epoca Ancelotti era fissatissimo del 4-4-2 quindi Zola se ne andò a Chelsea che non trovava grande spazio. E poi Ancelotti Parma che radici di un veramente così si disse quando noi Ancelotti era quello del Parma allenato pure sì, allenato pure la sua carriera da giocatore natale nel Parma è stata la sua prima esperienza in area con la promozione reggiano e Ancelotti che è cambiato tantissimo rispetto al tecnico a parte che di Madrid però come sono allora a Napoli sta sta cosa se sei stato grasso quindi puoi diventare anche anoressico sotto peso a Napoli diventerai sempre sai come dicono i quartieri rispondono no? Sempre il piatto sempre il piatto sì. Questa è una cosa che dico sempre ai quartieri no perché tra le cattiverie che si soffrono sono giochi perché noi tifosi del Napoli siamo abbastanza cattivi no io ho venuto per sistema figlio oggetto ma se poi fosse una famiglia ma uno tiene famiglia giustamente però, cioè, un modello di io sono preoccupato per il futuro di mio figlio se qualcuno da, ecco da capo non c'è no è venuto per mania e tu sai questo è un professionista lo stipendio che prendeva anche a modo perché aveva un altro di stipendio lui poteva noleggiare un aereo privato una volta a settimana stavo mangiando poteva comprare tutti i migliori caseifici di battibaglia invece di comprarsi i cavalli hanno giocato con i cavalli oppure ce l'ha per la passione no ma è dico ormai Ancelotti è più magro dell'80% dei napoletani che noi cioè che noi, a Napoli la cosa eccezionale che abbiamo con 6 euro per mangiare pizza abbiamo fatto l'altro giorno abbiamo fatto l'altro giorno insieme a fare pizza cose che lui guadagna 6 milioni e mezzo, vedi quanta pizza si può fare al giorno. Se non accattare tutto il mondo male,
cioè, dobbiamo fare dei critici, facciamo una ragione. L'uomo piace Ancelotti perché gestisce Ancelotti, e questo è un punto di vista. L'uomo piace Ancelotti perché parla con De Laurentiis, è una cosa concreta. Perché va d'accordo con De Laurentiis, ma... Andiamo avanti. Comunque, tutto insieme, ti piace come dico? Sì, perché Insigne sarebbe benissimo, 4 reti. Ma devo dire la verità, sul calcio italiano, senso, pare che ci sia la moglie rilevante, però se riflettiamo, questo è un problema di tecnici, perché Insigne è forte. Però i tecnici italiani vengono comunque. No, dei tecnici attualmente che sono stati negli ultimi tempi sulla panchina della nazionale, dopo comunque, cioè la Ventura, pure Mancini, Mancini, come è natura, non mi piace. Senso, ogni volta che il suo nome vagamente sia stato accostato al Napoli si fanno entrare un po', quindi perché non c'è tutto? No, al di là del... non ti piace, non mi piace proprio mettere squadre in campo. Chi è sensibile? Allora, questa notizia qua la vediamo sul Mattino, però la vediamo meglio sul Mattino, cioè la conferma in Cassazione della condanna per l'assassino di Cirezzo, sì. La vediamo sul Mattino, che è più grande. Pure Malqui ha chance, sì, secondo me Malqui oggi è sorpreso. E poi Giorgio ha una chance a tutti. E okay. Mi sembrerebbe ne abbiamo già parlato Torino, D'Aversa, Gervinho last minute, si parla appunto che D'Aversa ieri ha detto non so se farlo giocare dal primo momento, deciderà lui, quello che ti conosce meglio di lui. E il problema di questi turni infrasettimanali è appunto queste squadre piccole, questa volta forse falsa il campionato, magari non essendo attrezzatissime ad affrontare tre partite in settimana, in queste partite, ricordiamo il caso di un Giampaolo con la Santa, due anni fa con la Juve. Sì, io ricordo un Juventus Parma, che era un recupero, e l'allenatore del Parma era Kuiper, come si chiamava? L'ombre verticale, come si chiamava? Hector Kuiper. E lui disse chiaramente che andava a Torino con la squadra riserva, perché la partita da vincere era quella contro il Napoli la domenica successiva. Le ha perse tutte e due. Salutiamo il collega Fernando Maria Pellini, collega mio, E poi questa storia qua, Bresciano, la mia vita dal calcio alla cannabis, non è che si droga, si dà la coltivazione della cannabis legale. Esattamente. Altrimenti tutti voi chiederebbero il numero di Marco Bresciano, caro caso. Giustizia si cambia, il Giorgetti, che è il sottosegretario con delega allo sport, ha detto che andrà tutto al tavolo. Ah, oggi per dire sulla Serie B, se ti devo finalmente, forse sapremo la Serie B a quante squadre sarà. Stiamo un attimo di giornata, già 6 o 7 partite. Ma la cosa bella è la cosa bella della Intella, che in questo momento non fa di Serie B, ma non fa di né in B né in C. La squadra di Chiavari. Poi io ho letto la motivazione del ricorso fatto da PGC e Lega B contro, è una cosa che non si fa mai, contro il verdetto del collegio del CONI, che ha sostanzialmente fatto una cosa sacrosanta. Che cosa è successo? Il Cesena ha avuto 15 punti di penalizzazione, regolamento alla mano, questo è un regolamento, la penalizzazione va data nel campionato in corso, stiamo parlando di tempo perché non si era ancora chiuso sostanzialmente, non è ancora cominciata la stagione, a meno che la penalizzazione non sia afflittiva. Se è afflittiva si parla di successiva. Il Cesena con 15 punti di penalizzazione sarebbe retrocesso in Lega Pro, e quindi l'Entella era già, era salvo, e questa è la base che ha riconosciuto la Lega di B. Ha fatto ricorso dicendo che essendo il Cesena fallito non ha senso dargli la penalizzazione l'anno scorso. Quindi danno la penalizzazione su un campionato che non c'è stato, perché il Cesena non partecipa, ma poi lì è tutto da... hanno veramente perso la testa. Cioè, io dico che ci mancava solo il commissario per fare questa mancata. Comunque, andiamo avanti. Tutto sport che c'ha Cristiano Ronaldo in prima pagina. Strano, credo che sia la prima copertina che Cristiano Ronaldo ha dopo il suo arrivo a Torino, ma in realtà sappiamo che mangia, fa tutti i capi, fino alla Lipizzetto, e si parla di un ritorno di Pogba. Sì, effettivamente in estate mi era arrivata una persona che ci chiede la notizia. No, allora diciamo, allora CR sempre sta a dire che lui gioca sempre. Sì. Questo secondo me è un problema per la Juve, però dobbiamo dire che lui è un supereroe, un super macio. No, la Juve forse un piccolo errore l'ha fatto di valutazione sul mercato, nel senso che come Inter prende in organico il suo Mandzukic,
poi diciamo è Moischino questo giovane che è forte, anche molto tempato, sia ad essere venuto che ad essere assistito da Mino Raiola o Raiola, che pur si voglia. Si parla del ritorno di Pogba, che assolutamente non va d'accordo con lui, non c'è anche che ha anche dato delle volte. Però Pogba presto, Pogba ieri ha litigato con Mourinho, ma non solo io. Ormai è proprio sta roba e ovviamente a tutto sport sanno che ha litigato perché vuole tornare alla Juventus. Mi ricordo una volta fece un titolo che l'avesse, anzi ne stiamo parlando di 10 anni fa, c'era una clausola al Juventus, sì. Nel senso che se il Napoli non si fosse qualificato per l'Europa loro se ne potevano andare, e ovviamente se ne andavano alla Juventus, è proprio una clausola al Juventus. Napoli non si qualificò per l'Europa, l'unico anno non... Esatto. Chiaramente la Vizia, però loro tenevano su fatti che era proprio una clausola Juventus, ci stanno la clausola risolutiva, la clausola rescissoria non esiste. Quando vi dicono clausola rescissoria su analfabeti o sono succede una cosa giuridicamente, no, perché la clausola della rescissione credo che sia un fatto spagnolo, hanno tradotto clausola rescissoria, ma la clausola rescissoria non esiste. Comunque andiamo avanti. Comunque lo sport è vero che costa qualsiasi giocatore coppia, lei però se in caso di comprare non dico non esatto. Vi ricordate quando ci hanno fatto due tre dire? Dopo? A Mongolfiera con la Juve B. La Juve B è iniziata. La Juve B sta in una chiave. Una partita 3-0 è 4-0. 4-0 con la Carrare, però silenzio su. Se vinceva, noi chiamiamoci animaggia. Nota che su tutto sport, questo è, ci sta. In alto di spalla la Juve, non dicono che sta andando una garanzia, ma dicono che adesso faranno mercato. La Juve ha comprato un giocatore di 2 milioni di euro. 2 milioni di euro in genere fanno. Comprano tutti i 26 giocatori di Serie C, fanno gli ingaggi, avanzano pure qualcosa di soldi. Loro hanno comprato dei. Adesso vanno alla ricerca di svincolati. Svincolati che quindi non è, dico di un giocatore della Vezza. No. Lasciare che si chiama in Serie A. Ha fatto uno quello contro la Juve, il segnale l'1-1 e poi Piccolo che ha giocato con loro quando era Piccolo, quando era comunque in apertura la Juve, cioè Fortuna King salta il Bologna, sì, forse era previsto un suo impiego, cioè per dargli uno di cosa che stiamo parlando, per dire Bologna previsto a quelli avrà tante assenze e consente di smuoverà lì, purtroppo appunto questa lunga settimana di Amoldiano è una squadra che sta con Bologna. Farà meno bene, non sa squalificato, però anche no, punto ha squalificato, non sa, poi se troviamo un po' rafforzato. Io ho 5 euro sulle bollette, giocate l'uno con Andy a primo tempo, anche 5-3. Turno per Napoli, quindi fino a tanto. Il Napoli sta sotto alla UEB. Sì, questa è la cosa che mi è piaciuta. Vabbè, ma è un giornale che letto solo da UEB. E loro sono occupati di tutte le legittimità. Ma anche di così del corpo, perché sanno uscire proprio in vita al futuro. Caos, ricorsi, protesto dell'Entebbe, si tiene davanti alla giudice. Investato show, bene le discendere. Sono lì, brava l'immagine, ho visto. C'è per fortuna. Ma rimane. Il Napoli rischi di pensare subito alla Juve. Sì, è bello il rischio che c'è, perché... Però c'è anche il Parma che rischi di pensare più all'Entebbe. Sì, però diciamo in settimana forse si sta parlando un po' troppo di questo involucro di sabato, nel senso che Napoli è passata dalla repressione post Belgrado all'esaltazione. Però questo è un po' un però Ancelotti, Ancelotti però che è uno che è venuto a Napoli e mangiava mozzarella, forse. Tra un bocconcino, una ciliegina e una zizzona, o il bocconcino? Non era il lattiato proprio, è proprio magro. Perché secondo me prestava, questo non tipo Filippo Inzaghi, quando Filippo Inzaghi dice mangiava solo pasta in bianco, pollo, bresaolo, questo secondo me sarà di tutti. Cioè, voi tenete tanta sorte proprio mangiando schifezze. Ecco, però se continuava ad essere così timido, ma devi campare da malato per morire da sano, no? Puoi mangiare sano anche senza fare... Ma non poche mozzarella, ma caprette, dai, fresco, mozzarella, pomodoro di Sorrento e basilico. Andiamo avanti, va. Riecco la Torre. Sì, lì pensiamo al gioco stasera. Milik che giocherà stasera. Ha segnato quest'anno solo contro la Lazio, assist a Milik. Diciamo che deve un pochettino...
Io sono dell'idea che lui è uno di quei giocatori che è strano per il suo fisico. Lui è devastante quando entra a partita in corsa. Ma ricordo, sono tanti i giocatori che hanno queste caratteristiche, però in genere sono quelli brevi, tipo Mertens, si diceva questo. Milik, pur avendo una corporatura abbastanza importante, va meglio quando sta in partita in corsa. Però questo è vero, noi ancora non abbiamo capito proprio gli indicatori veramente poco. Con Gervinho e Turco Pacco, noi ci auguriamo che Gervinho non ci sia, magari giocherà Amato Ciccoletti, che di proprietà Detto la del verità, Napoli. Gervinho è un giocatore straordinario, però è incostante da morire. Però la Cina Allora, ci sono alcuni sarà giocatori, fortissima. adesso dico una bestemmia, che però secondo me è vera, tra cui Baggio, che sono da squadra non di primissimo posto, perché Baggio è un giocatore straordinario, che in un anno 20 partite te le vinceva da solo. Però le altre 10 creano problemi Allora, tattici. in una squadra come Bologna, il Brescia, dove lui ha reclamato, qui il Brescia lo salvava praticamente da solo. No, ma infatti Baggio, questa è una domanda, il meglio di sé lo ha dato in nazionale, quindi tornei in Però, prestito, per in dire, viaggio. Gervinho è un altro secondo me con Però queste nelle grandi squadre, caratteristiche. lui Gervinho, se quando... sta in serata, come lo era sabato sera, sabato pomeriggio, quando ha giocato, non si tiene, sabato ha fatto delle cose No, è folli. tornato dalla Cina veramente Devo in anche, di, devo grandissima anche forma. dire che il Cagliari ha fatto tutto per agevolarlo, perché quando giochi contro un questo non ti puoi dare 70 metri per correre senza. No. Però questo è un giocatore abbastanza incostante, secondo me. Restiamo a più tre sul Napoli, questo noi speriamo di no. Toccate ferro perché a lui mi dà per scontato la nostra vittoria, poi il Napoli stasera favorito, chiaramente Allegri fa finta di tenere la partita del Bologna, ma effettivamente Bologna mi sembra una delle squadre, al di là della vittoria con la Roma, che è stata molto particolare, Scorupp spia ha fatto grandi miracoli, ma la Roma ha fatto una Ha partita fatto un veramente miracolo, brutta. ha fatto un miracolo, mi è parso di rivedere Lazzaro a un certo punto. Comunque, Berlusconi si è preso il 100% del Monza, ma Arcore in provincia di Monza. Accore sì, sì. Stoppa Monza non i era più. napoletani a Torino, ora interventa Salvini, ma fa chi Salvini? Sì, vabbè, questo in relazione al Di Diero, questa è la follia, nel senso allo stadio potranno andare i tifosi del Napoli, però non residenti in campagna. Quindi magari Ma quelli come... della Juve poi al club cercano, si fottono. No, è loro avevano nel settore, vanno abbonati. Lo so, abbonati, su questo non Abbonati c'è dubbio. no, ci sta guardando Giuseppe Casillo, grande amico di Dice, Salvini, dicevo, cercano che sta proprio. però è un provvedimento proprio che non ha senso, nel senso che magari Quante volte, qual è stata l'ultima volta in cui i tifosi del Napoli sono stati coinvolti in un incidente? ci fu del caso abbastanza montato ad arte di Roma-Napoli, Stiamo parlando del forse 2008. sì. No, vabbè, ma è un provvedimento che proprio giuridicamente non ha senso. Cioè, fare una discriminazione per cui magari una persona con diversi precedenti, napoletana, però residente a Roma, può andare a vedere la partita. Magari un notaio, diciamo un analista, però residente a Napoli, può andare a vedere. Mi sembra veramente brutto. Eccolo qua, Ciro Esposito, condanna finale per il romanista. Sì, questo diciamo, qui diciamo, prendiamo seriamente questo, la Secondo me ti Cassazione. parlo da uno che non è addentro come te a queste cose. 14 anni, 16 anni, che poi ne sono 12 con i benefici di legge e via discorrendo, nel senso che ogni anno quando hai 90 giorni di riduzione della pena, quindi Sì, sono 4 anni esatti. vabbè, ogni semestre 45 giorni di liberazione anticipata se c'è stata buona condotta, quindi semplicemente basta non aver avuto rapporti disciplinari durante la 12 anni sessione. per un omicidio, a mio avviso volontario, perché quando scendi armato non è che sei sceso per... No, il problema è questo, la Cassazione, adesso non conosciamo le motivazioni, ma apparentemente ha confermato in toto quello che è stato l'impianto della sentenza della Corte d'Appello, che ha riformato la sentenza di primo grado. In primo grado Daniele De Sanctis era stato condannato a 26 26 anni anni, sì. e, se non ricordo male, era stata riconosciuta l'aggravante dei punti di motivi. Invece la Corte d'Appello ha eliminato l'aggravante dei punti di Cioè ha fatto motivo. una cosa seria. No, nel senso perché ha ritenuto che l'omicidio sia nato in seguito alla lite con i napoletani, parla con una motivazione di
di bravata di De Santis, ma ha escluso una prova certa in merito all'agguato di De Santis e al professoressa Olivia al primo anno di Napoletano. Fa specie il fatto che il preparatore della Sinesi di Cottartello sia stato Giancarlo De Cataldo. Giancarlo De Cataldo, che è il è molto più famoso per essere l'autore di romanzo criminale, che poi ha dato vita a tutti i classici della serie televisiva. Uno molto attento a disegnare determinati scenari anche di politica, sia da con diciamo la nera, la destra romana, in questo caso è stato iper garantista nei confronti di Daniele De Santis, una sentenza che chiaramente lascerà mareggiato diciamo sono vicini alla mamma di Ciro. No, la mamma di Ciro Esposito ha commentato: finalmente ha avuto verità e giustizia, ora il volto di Ciro sarà icona dello sport. Il problema è questo: Daniele De Santis è già da 4 anni, quindi con la liberazione anticipata e tutto va incontro, cioè tra 8 anni questa persona può essere libera, complessivamente potrebbe scontare solo 12, potrà fare altre brava quando mancheranno diciamo 2 anni dovrà chiudere la prevenzione di Ciro. Non scendiamo in questi particolari penosi. Treni per i tifosi paga la regione. Tanti De Laurentiis sono ballati. No, questo è stato ormai. Il poco qua giocare, dove fa? Dove fa? No, ne faremo diversi, cioè lo fa Benito, lo fa. Su 100 ettari, ragazzi. Voi avete idea di quanto siano 100 ettari? Secondo me la gente non sa bene. Io sento che il San Paolo, quando fa 1,5 metri, proprio voleva esagerare. No, vabbè, diciamo che. Però sai, se tu ti metti un tabellone alto, tu tabellone alto 150 metri, quindi lungo 2,60, se tu non c'hai. E poi tu devi tenere i 1000 pullman che partono per Bari, quindi devi tenere un parcheggio adeguato, no? Ti servono probabilmente. Intanto Giuseppe Casillo, liberato, tira le orecchie al tuo amico Umberto. Non so perché, forse perché Umberto a volte è un po' Umberto Chiarini, chiaramente, che salutiamo. Alcuni tifosi lo accusano di essere tipo presidente, avrebbe mai intenti. A me mi accusano di essere consiglio, no? Sì. Ma questa accusa è infondata, questa calunnia. Posso dire una cosa, non è che uno è filo o contro, ognuno di noi dice liberamente quello che pensa, il che non vuol dire che uno è filo o è contro. Se De Laurentiis fa una cosa buona, di tanto in tanto le fa, quando ha preso Angelotti nessuno di noi ha detto che ha fatto un altro giallo, ok? Nessuno ha detto che ha preso l'ultimo male sano. Dopodiché quando dice certe cose poi ci sono chi sottolinea soprattutto alcuni aspetti. Diffidate di quelli che parlano sempre bene o sempre male, perché quelli probabilmente, ce ne sono tante, fammi ridire, non nascondiamo. Però chi ne parla una volta bene, una volta male, anche se ne parla l'80% delle volte bene, 20% male, è credibile. No, il discorso è chiaro, nel senso che uno si può fare determinate idee, noi sul mercato pensavamo e pensiamo tuttora che un restyle più profondo della rosa andava fatto, magari determinati giocatori devono essere adattissimi per Sarri. No, ma soprattutto chiuso il ciclo tu devi dare un taglio, secondo me è inutile che vai avanti con gli stessi giocatori a fare. Se invece i fatti danno ragione ad Ancelotti e le partite come Torino non sono un episodio ma diventano molto di più, il Napoli riesce a lottare per lo scudetto fino a e un giorno alla fine magari con un esito diverso, noi siamo contentissimi di aver sbagliato per il suo almeno due, poi innanzitutto al di là del corso tipo, certo, però ci sono alcuni aspetti che uno De Laurentiis non capisce, diciamo così. Tu hai avuto un grande allenatore, l'hai portato tu, la tua squadra ha ottenuto risultati straordinari, 259 punti in 3 anni, vuol dire che in campionati normali avresti vinto 3 scudetti e non lo stai criticando di questa maniera. Io avrei gestito la situazione in altra maniera, d'amore e d'accordo con Sarri, avrei detto si è chiuso un ciclo e via discorrendo. Questi cattiveri e inutili, a che serve? Stai denigrando poi la tua società, l'allenatore che tu avevi scelto, anche perché un allenatore che fa 3 anni in Italia viene soltanto. No, ma l'esternazione della Laurentiis è evidente che De Laurentiis non ha ricevuto
il nuovo disastro. Ok, però Marco, non hai digerito il nuovo disastro, però mi sembra un innamorato. Però, punto, sì, però a un certo punto basta, sei un presidente, sei un imprenditore, invece di prendertela con un tuo vecchio dipendente che ha fatto benissimo, capovolgi la cosa. Dici che grazie a te lui ha ottenuto dei grandissimi risultati, ma non puoi negare i risultati che ha ottenuto lui. Lo so, ma poi De Laurentiis non sarebbe De Laurentiis. Cioè, è della parte che non ti piace De Laurentiis. Qui entriamo nella sfera caratteriale, nel senso, magari questa eccessiva pacatezza non gli appartiene. Parlavamo prima di Spalletti, come chi ha la necessità di essere. A proposito di Sarri e cosa? Pagina di commenti del mattino, una lettera ha risposto Pietro Gargano: il sarrismo, la nostalgia e la fame azzurra dei titoli. Quei titoli che a De Laurentiis non interessano. Sì, io sto leggendo molti commenti, infatti molti sono critici, molti Sarri, sì, ma zero titoli, molti frusinati, che poi però non adottano lo stesso metodo di giudizio nel momento in cui si va a valutare qual è la cosa. Io credo che Sarri negli anni in cui è stato a Napoli non ha avuto una rosa superiore alla Juve. Tra le altre cose, nei tre anni di Sarri in Italia ha vinto solo la Juve, né che gli altri no, però la Lazio ha vinto tre coppe, no, ha vinto solo la Juve. L'ultima squadra ad aver tolto qualcosa alla Juve credo sia forse la Lazio, una Supercoppa, ma il Napoli, anche il Milan una Supercoppa, no? Però l'ultima Coppa Italia che non ha vinto la Juve l'ha vinta il Napoli, quindi da questo punto di vista nel 2014 l'ha vinta il Napoli, dopo la Juve ha vinto 4 Coppa Scudetti con Allegri, la Juve ha vinto 4 Scudetti e 4 Coppa Italia. L'ultimo titolo La Lazio questa l'ha vinta contro la Roma l'anno dopo una vittoria, solo la Lazio. Però il succo è questo, nel senso che se dobbiamo dare un merito a De Laurentiis, sicuramente dal posto di Donnarumma ha scelto degli ottimi tecnici, ma il nostro metodo di valutazione sembra nell'ottica della vittoria finale, perché se dobbiamo considerare come obiettivo esclusivamente la Champions, allora è stato fatto non bene, benissimo. La valutazione operata di Sarri, francamente, quell'organico che l'anno scorso ha avuto a disposizione tre attaccanti, di cui uno in mercato valido, che è Mertens. Milik non l'ha avuto da ottobre, Dulan non l'ha avuto da primo novembre. Aveva anche, voglio dire, Sarri, aveva i suoi difetti come tecnico, però francamente, dare per scontato come se gli altri alcuni che comunque credo che il Napoli che ha vinto la Coppa Italia nel 2014 sia l'ultimo titolo della Lazio, forse l'ha vinto l'anno, non lo so. Perché il Napoli, Benitez, il primo anno 2013-2014, poi ci sarà la Coppa Italia 2015. No, ma la Roma di Andreazzoli che perse la serie. Ma comunque non è un problema. Andiamo avanti. Un tram abbinazzato. Questa foto è stata scelta apposta, non lo so perché. O questa è il migliore all'ONU Rigo, ma sì, perché c'è stato ieri il suo intervento. Questo è uno che fa una meraviglia che non il tipico in Italia, secondo me ricco Italia, ricco eccessivo, ricorda qualcuno che fino a poco tempo Daniele o donna sì. Ne dici tutti coloro. L'Italia secondo me potrebbe avere un futuro. C'è stato il suo equivalente. Devo dire che quelle forze erano un attimo un po' più equilibrate, ecco, che lui non è mai andato a minacciare di bombardare. No, vabbè, lui è la versione statunitense, nel senso che. Esagerato, macio. In Italia siamo alla fin fine, sempre italiani siamo. Che poi è l'unico collante della nazione italiana. Si brutti le nostre, diciamo. Sì, vabbè, fondamentalmente sono diventato apolitico. Però il democristiano è apolitico. Vediamo questo concetto. Il concetto attacco giuccia. Ah, lo vuoi guardare. Spogliatoio invaso dagli smartphone, questa è una pagina deliziosa del Corriere della Sera. Questo sì, però posso. Questo è il Real Madrid, stanno tutti al cellulare. Allora, io penso che lo smartphone salva però da dei momenti di palla da giocare, cioè, ma se tu una volta tu stai facendo una diretta, stai guardando un po' tu, tu stai guardando lo smartphone, la diretta che stiamo facendo, sì, per vedere la risposta che ci danno, però insomma,
No, ma dico questo, per esempio in Ibreo, anche il cellulare non si parte, ma sono geni parlare. La verità, io ho avuto lunghi periodi della mia vita, la mia volta per 2 anni sostanzialmente, che ho fatto la scuola di specializzazione al giornalismo alla LUS, e poi ho fatto il commissario a Roma, che andava a Roma tutti i giorni, ho fatto il commissario di San Roma, ed era straordinario leggere. Ho letto tanti libri in quei 2 anni che sono andato a Roma alla LUS, mi è costata una cifra, perché il giornale costa poco, un libro costa molto, e quando tu viaggi Napoli-Roma, andate e ritorno con tutto il cuore, un libro. No, che poi non erano i treni di adesso, sono un po' esatto, più di 2 ore, ma poi cioè io quando però è bellissimo, ragazzi, per andare leggere un libro, leggere un libro, trovo sempre situazioni interessanti, quindi... però leggere un libro secondo me è più di smartphone. Ho visto cose tristi, i libri sullo smartphone. La cosa tristissima è che i ragazzi escono tutti insieme, poi ognuno è loro sta succedendo là. Adesso non sto ho visto anche casi in cui il padre, per chiamare la figlia in casa, urlava, lei non rispondeva, gli doveva andare a messaggio. Andiamo avanti, ci siamo dilungati. Questo è il Corriere del Mezzogiorno, la prima pagina, c'è la notizia del Napoli, Ancelotti cambia ancora squadra contro il Parma, tocca all'Ariete Mili, tutti danno per scontato Mili. Che secondo me Ancelotti vi legge stasera in un lupo, perché l'impressione che ma attacco Mertens o Massa, per esempio? No, Massa, allora io ho sentito delle glorificazioni dopo quei 20 minuti buoni, anche buoni contro la Sampdoria, contro la Stella Rossa, ho visto il vero Massa, allora che ha dei limiti fisici e tattici ancora per andare, mi auguro che dopo quei 20 minuti bruttissimi, Napoli per grado ha giocato bene, però in più di 20 minuti al giorno prima l'ingresso di Massimo è stato decisivo, Napoli sarebbe un po' fatto. Quindi stasera non me lo aspetto. Massimo giocherà per me. Doppietta di Massimo contro il Liverpool. A proposito di Liverpool, tanto per portarci avanti col lavoro, cioè, Cristiano Ronaldo che non va alle premiazioni di... No, Salah è stato premiato come miglior giocatore l'anno scorso della Champions, Modric adesso ha vinto il Best FIFA, è stato lui che era buono, ma non è anche il Davos, che Torino con la Juve non è andato a me, ha vinto la premiazione. Non gli hanno dato manco il gol più bello della, forse il gol di Cristiano alla Juve. Era bellino, dai. Come abbiamo visto, onestamente noi ci facciamo una trasmissione con il professore Borrelli, il tuo amico, facciamo un dottore specialista in posturologia per spiegare proprio da un punto di vista proprio meccanico la difficoltà di quel gesto. Pallone colpito a 2,40 metri la spiaggia senza mai riuscirci, e soprattutto chi ci ha provato senza toccare il pallone dopo non si è alzato più della terra. Ultima pagina che vediamo, staffetta con Milik. Napoli alla prova del Parma. Chi ha titolato la prova del 99? Corriere dello Sport, davanti a 30.000 tifosi, pochi 30.000 tifosi. Ancelotti al San Paolo. No, ma questo è colpa loro che fanno una campionata a 20 squadre che hanno quelli così. Parlando francamente, ogni anno ci sono 4-5 squadre improponibili. Vabbè, due o tre, ma sulla carta non è una brutta partita, però mercoledì è veramente andare a San Paolo significa non lavorare. Che partita ti aspetti da inglese? Ma io non aspetto che gioca Ceralo, io non aspetto inglese Cicirenti? Io sono curioso di vedere sempre, perché me ne hanno sempre, non tutti, ma chi lo conosce mi ha sempre detto cose straordinarie di sempre. Ha fatto benissimo in B, in C, ha fatto benissimo con l'Empoli, poi fece quella scelta infelice a Firenze dove poi ebbe dei problemi con l'ambiente, perché lui doveva restare quell'anno a Empoli, sì. Invece poi l'Empoli prese Skorupski, che ha fatto 2 anni, poi si è rilanciato. Se lui fosse rimasto a Empoli quell'anno, secondo me avrebbe oggi un'altra... Poi si dice non avesse anche un grandissimo rapporto con Zanca, di Cile, di Empoli. Allora io so quello che è successo. Appena finisce la trasmissione te lo racconto, però chi me l'ha detto, promesso di non dirlo,
già è uscito un principio, forse lo scherzo. Vabbè, come? Non un grandissimo rapporto, recapito il passato. Io detto, che cos'è? Portò gli Emiliani in Coppa dei Campioni, inizialmente avevo detto Recarlo il passivo, sempre sotto con quelle carte verdi, portò gli Emiliani in Coppa dei Campioni, a fare una decisione. Non è più un inizio facile, lui rischiò l'esonero col Parma, poi si salvò con una vittoria a Milano, con distanza, allora faceva 4-4-2 con la palla. Ma che formazione pensate, Giuseppe Casillo, mi permetto, da amico dell'inizio del video abbiamo dato la nostra formazione. Comunque un aspetto in campo, ma qui Verdi, Fabiano Rizzo, giocatori migliorati, un aspetto mitico, un aspetto Mertens e Manizzi, vado velocemente alla mia formazione, Ospina, ma qui Maximovic, Koulibaly, Mario Rui, Verdi a destra, no, i due centrali Fabiano Rizzo e Alan, Verdi, Zielinski, Mertens e Mitic. 4-2-3-1, 4-4-3-1. Abbiamo esagerato, non ho messo a trasmissione di 10-12 minuti, mai durato 50 minuti. Qualcosa in più. Comunque, ci siamo divertiti, questo è l'importante. Adesso abbiamo finito. Appuntamento alla prossima. Quando veni a fare la segna stampa, non lo puoi sapere, io aspetto. E io ti ringrazio dell'invito, saluto tutti quanti. Arrivederci.